Siamo nella splendida Sala della Musica di Palazzo Blu e presentiamo la 24esima edizione del Festival Nessia Viaggio nell'immaginario culturale ebraico. Un'edizione che cambia format e diventa quest'anno digitale, interamente digitale, proprio per non fermare la musica anche in questo periodo così difficile. Primo appuntamento 8 dicembre, proseguiremo poi fino al 19, con tanti ospiti e la direzione, come sempre, del maestro Andrea Gottfried. Un festival radicatissimo sul territorio, e non solo, che fin dall'inizio ha avuto un sostegno importante, che è proprio quello della Fondazione Pisa. Siamo qui con il presidente Stefano Del Corso e vorremmo capire quest'anno più che mai il significato di questo sostegno sempre presente per un festival che è diventato grande nella città di Pisa e che continua a portare con sé tanto pubblico e tanto interesse. Porto il saluto della Fondazione Pisa come presidente della Fondazione stessa a questa nuova edizione del Festival Nessia. Fondazione Pisa ha sempre sostenuto questa iniziativa, sostanzialmente sin dalle sue origini, e la sostiene anche quest'anno in un periodo particolarmente difficile, quale quello che stiamo vivendo, perché riteniamo e abbiamo ritenuto che il nostro contributo potesse servire anche a tenere in piedi un'iniziativa culturale che, come sappiamo tutti, non è un punto di riferimento soltanto per la città di Pisa, ma anche del tutto il territorio nazionale. Particolarmente importante in una situazione nella quale siamo costretti a celebrare queste iniziative in streaming è il fatto che si voglia puntare sulla commistione di linguaggi e di culture come fondamento anche per una possibile ripresa non soltanto del nostro paese ma di tutti i paesi, superando i confini che in questo momento siamo costretti purtroppo a non poter varcare.